Ciao amici Jeepers! Siccome abito in montagna, anche quest'inverno ho deciso di prendere in abbonamento mensile la Jeep Compass 4 XE con il sistema Lysis Car Cloud. L'avevo già presa lo scorso inverno, 2021, una Jeep Compass 4 XE in versione limited. Quest'inverno me l'hanno data in versione 80° anniversario, che in effetti è un po' più accessoriata della limited. Inoltre sono passato dalla versione Mai 20 della Limited alla versione Mai 21 di questo 80° anniversario. In effetti all'interno dell'abitacolo le differenze sono, secondo me, rilevanti e molto apprezzabili, molto più viste dal vivo che non viste nei servizi fotografici che avevo visto prima di prendere questa versione. Siccome però quest'inverno è stato avaro di neve, ho deciso di provare la Compass 4 XE sui Monti Olimpici di Torino 2006, sperando di trovare un po' più di neve. Qui siamo a Pragelato, ai trampolini di salto olimpici. Come potete vedere, la neve scarseggia un po' anche qui. Siamo a gennaio 2022. Per chi ancora non lo sapesse, la Jeep Compass 4 XE è un'auto ibrida ricaricabile. È una 4 ruote motrici, ha un motore elettrico che muove le ruote posteriori e un motore termico che muove quelle anteriori. La potenza combinata dei due motori è in questo caso di 190 cavalli. Dai trampolini di salto olimpici ci siamo spostati poi alla pista di sci di fondo olimpica. Come vedete, qui in basso un po' di neve c'è, forse anche un po' sparata sulla pista, ma nelle montagne circostanti neve ce n'è ben poca e ripeto, siamo a gennaio. Abbiamo provato ad andare a cercare un po' di neve più consistente in fondo alla valle, ma la strada era bloccata e siamo dovuti tornare indietro. Anche con poca neve, però, guidare questa Jeep è sempre piacevole, infonde un gran senso di sicurezza. E visto che qui a Pragelato c'è poca neve, proviamo a salire ai 2000 metri di Sestriere. Lungo il tragitto per Sestriere abbiamo trovato questo mostro di macchina buffo. Anzi, più che buffo direi cornutazzo. Abbiamo deciso di passare tre notti all'hotel Wappala di Sestriere. Abbiamo messo in ricarica la Jeep Compass 4 XE a una colonnina Duferco, vicino all'albergo, anche perché le colonnine Enel X e Bicharge trovate qui a Sestriere non sono riuscite a farle funzionare, o forse non funzionavano proprio. Il primo giorno abbiamo percorso 183 km partendo dai 1000 metri di altitudine di casa nostra sulle Alpi Monregalesi per raggiungere i 2000 metri di Sestriere. Da questa videata si vede che abbiamo percorso 72,5 km in elettrico e 111,3 in termico. L'alto numero di chilometri fatti in elettrico è perché abbiamo viaggiato ad andature turistiche e abbiamo sfruttato sempre la versione Econ con rigenerazione in frenata. Abbiamo anche adottato una guida tipo one pedal, cioè cercando di usare meno possibile i freni e rigenerando al massimo in frenata. Il giorno dopo siamo scesi da Sestriere in direzione Bardonecchia.
A Bardonecchia ricarica Enel X. Partendo poi da Bardonecchia e seguendo una stradina poco battuta nella speranza di trovare più neve, siamo arrivati a un gioiellino di hotel in mezzo alle piste da sci. È il Savoia Mountain Resort. Abbiamo anche trovato la sorellina Mai 20. Al terzo giorno siamo andati a fare un giro a Sauce Dulx, dove abbiamo anche ricaricato sempre con Duferco. Siamo anche stati a Clavier, dove abbiamo ricaricato con Enel X, neve sempre poca. Ultima ricarica serale a Sestriere. E il quarto giorno partenza per ritorno a casa lungo la Valsusa via Torino. Abbiamo deciso di fare tappa all'IKEA di Torino, dove sapevamo che potevamo anche ricaricare la Jeep. Questa videata dello schermo della macchina è curiosa. Siamo riusciti a fare 86 km in elettrico arrivando da Sestriere, sì che era tutta discesa, e a farne solo 18,2 in termico. Prima che entrasse in funzione il motore termico, siamo riusciti a fare ben 80 km con la pura batteria. Ma qual è il resoconto generale dei consumi di questi 4 giorni in montagna, sulle montagne olimpiche? Abbiamo fatto 625 km totali, di cui 395,4 in elettrico consumando 67 kW di corrente e 229,6 a benzina consumando 15 litri di benzina. Il che significa 5,9 km al kilowatt in elettrico, cioè quasi 17 kW ogni 100 km, e 15,33 km litro a benzina. Avendo un'ibrida ricaricabile non c'è l'ansia da ricarica, ma in questi 4 giorni sui Monti Olimpici di Torino 2006 ho potuto verificare che almeno la metà delle colonnine pubbliche non funziona. Volendo riassumere l'esperienza ricariche, a Sestriere non funzionavano le due colonnine Enel X e due colonnine B-Charge, mentre le due Duferco vicine al nostro albergo funzionavano. A Bardonecchia non funzionavano le Duferco e delle due Enel X ne funzionava una sola. A Clavier due Enel X, di cui una sicuramente funzionante, l'altra non l'ho provata. A Sauce Dulx ho provato solo la Duferco funzionante, mentre poi all'IKEA di Torino sembravano essere tutte funzionanti. A gennaio si spendevano 0,45 euro a kilowatt sulle Enel X e 0,50 euro a kilowatt sulle Duferco. Questa foto rappresenta bene il nostro inverno 21-22. La Jeep Compass 4 XE di neve ne ha vista veramente poca. E per oggi è tutto e vi aspetto al mio prossimo video. Ciao!